Morango Oax favorito 2,69, Nuvolari di Stra contro favorito 3, poi si passa al 6 e virgola del 10 Mirtillo e un po' più su l'1 di Praffic 3B ed il 12 di Rughe delle Selve, ma tutto è pronto, i cavalli vanno a prendere il loro posto dietro le ali della macchina, si va dunque in partenza. Prima corsa di Palermo, 11 anziani al via dopo il ritiro del numero 5 Placidaz, corsa valida come seconda tris della giornata ippica nazionale, favori al gioco per il 2 Nuvolari di Stra ed il 3 Morango Oax, si va allo stacco, stacco che vede emergere la velocissima Stellaz che in breve scende a steccato. Dietro Stellaz prova subito a profilarsi Morango Oax che probabilmente punterà in avanti perché Stellaz dovrebbe mollare, però dalla seconda fila è partito molto forte anche Mirtillo che si trova, anzi scusate, Rughe delle Selve che si trova però a dover debellare l'opposizione del favorito Morango Oax, insiste Rughe delle Selve, Morango Oax non crediamo proprio che abbia alcuna intenzione di dargli strada, e così i cavalli ad andatura molto sostenuta stanno percorrendo la resta delle tribune con Rughe delle Selve che insiste, Mirtillo dietro in terza ruota, primi 600 metri in 43 netti, davvero si sta andando troppo forte per la categoria ed i cavalli più attesi potrebbero pagare questo dispendio di energie davvero fuori misura. Adesso Rughe delle Selve al traguardo lontano giustamente comincia ad accusare la fatica, il timore è che anche il favorito Morango Oax possa a sua volta accusare questo strappo iniziale davvero molto violento, resta di fuori uno straordinario Mirtillo, 1, 12 e 9 il primo chilometro, quindi andatura ancora molto molto sostenuta, ma un po' tutti adesso cominciano ad accusare la fatica, e Nuvolari di Stra che è rimasto fino a questo momento piuttosto sbaglia Nuvolari di Stra ed è Palmera Gin che si profila al largo, lo specialista Mimmo Zanca vuol provare a fare il colpaccio anche oggi, Morango Oax ha speso la qualsiasi, però ha ancora evidentemente in corpo le energie per tentare di sfuggire agli avversari, ma certo Palmera Gin è molto più fresca, ha avuto una corsa molto più facile, prova l'attacco e passa Palmera Gin, si difende ancora con coraggio Morango Oax, ma non c'è niente da fare, vince nettamente alla fine Palmera Gin nei confronti di Morango Oax, al terzo posto Stellaz, dunque il favorito Morango Oax ha perso, 2,18 la quota, ma le sue attenuanti, costretto a 600 metri iniziali fuori misura dall'attacco poi spentosi di Rughe delle Selve, meno di 1,13 il primo chilometro, e ne ha tratto profitto quel gran marpione di Mimmo Zanca con Palmera Gin che a quota di 18,30 è venuta a risollevare un periodo di forma che sembrava davvero molto molto negativo, i colori sono quelli del signor Remigio Defensa, il training è dello stesso Mimmo Zanca, nulla da dire, Morango Oax ha fatto tutto quello che poteva fare, sul mio cronometro alla fine ho un tempo addirittura 1,57 e qualche cosa, quindi si parla di un tempo da 1,13 e qualche linea, terza ancora Stellaz, dunque in numeri 11,36 la tris della prima corsa di Palermo, naturalmente ordine d'arrivo da confermare.